Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo video inizia con il botto perché abbiamo appena ricevuto il messaggio di conferma. Usciamo di casa! Si fa il trasloco! Si fa il trasloco! Addio! È il 13 luglio, lo abbiamo appena scoperto e noi andiamo in vacanza il 25. Quindi abbiamo 12 giorni, di cui io 5 sarò via perché sarò in viaggio di lavoro ad Atene. Quindi dobbiamo iniziare subito. C'è Abbiamo chi in già 15 giorni ha iniziato. conquistato il mondo, C'è chi in 15 giorni ha conquistato il mondo. Noi eh? dobbiamo 12, solo fare. 12, 12, noi ce Chi la faremo ha conquistato 12. il mondo in 12 Non lo giorni? so, ma noi ce la faremo, io Va ci bene, credo. noi abbiamo 12 giorni per fare un trasloco, ce la possiamo fare. Che bello, finalmente mi fa ridere perché nell'ultimo vlog che vi ho caricato ero arresa ormai alla vita di dover rimanere qua altri 2 mesi in cui andare via tutto l'agosto, quindi pagare veramente un mese a vuoto, ma questa coppia è venuta in nostra salvezza dal cielo, ci ha salvato e quindi trasloco time. E te che farai? Che Tu che farai? casino, anche perché poi capita veramente a pennello, perché il 25 poi partiamo e torniamo a metà agosto, fine agosto, e quindi veramente. Luna ti ha appena soffiato. Abbastanza. La stai stritolando, Jimmy. E Vatti. quindi non aveva veramente senso avere due case, una a due. Quindi trasloco time. Voi sapete che io amo fare i traslochi, è una cosa che mi galvanizza perché mi piace tirare su tutto e svuotare tutto, finalmente vedere questi ambienti vuoti, a partire da quel mondo che voi non vi potete immaginare che c'è là dentro. Cioè là dentro c'è praticamente un'altra casa. Ci aspettano 10 giorni belli intensi. E che dite, li vlogghiamo insieme? Non so se ve l'avevo detto anche qui su YouTube, ma praticamente noi abbiamo i due affitti da circa 2 mesi, cioè è il secondo mese questo che paghiamo due affitti. Quindi tendenzialmente noi potevamo ben iniziare a fare il trasloco 2 mesi fa, solo che un po' per scaramanzia e un po' per poco tempo, ammetto, abbiamo girato un bel po' in questi ultimi 2 mesi, anche un po' poca voglia. Abbiamo sempre rimandato Mister e Miss procrastinatrici, procrastinatori qua. E quindi ora ci ritroviamo a fare tutto in questi ultimi giorni. Ma io questa mattina me lo sentivo perché quella ragazza, quando è venuta a vedere l'appartamento, io l'ho vista che l'aveva addocchiato. E quindi stamattina ho fatto questo scatolone pieno di cose che non ho mai usato. Vabbè, no, in realtà sì. Cioè, queste sono quelle da le cose che utilizzo, le schiscette varie, ma qui non voglio ora spacchettarlo. Ci sono tutte le cose da forno a microonde e io sono 4-5 anni che non ho un forno a microonde. Tra parentesi, vogliamo parlare di queste unghie. Lo so, salto di palo in frasca, ma vabbè, mi conoscete. Cioè, queste sono le mie unghie naturali, ragazzi. Le mie unghie naturali sono bellissime. Io non faccio, non riesco a fare a meno di guardarle. Ora che stanno crescendo troppo e secondo me mi si spezzeranno e piangerò. Ma stupende. In realtà io ho sempre fatto da anni, faccio il semi permanente e mi sono sempre trovata molto bene. Però ultimamente vedevo le mie unghie che soffrivano. Ogni volta che lo toglievo le vedevo molto sfibrate, molto deboli e cioè. E quindi l'ultima volta che l'ho tolto ho detto ok, ora faccio un po' di pausa e non l'ho più rimesso, ora saranno circa 2 mesi, mi sono cresciute tantissime. Nel frattempo ho soltanto messo uno smalto indurente e l'ho messo, magari lo tenevo su una settimana, poi lo ripassavo, poi ho incominciato anche a mettermi da sola lo smalto, un bordello, però l'ho fatto e ora sono lunghissime e sono di amianto. Adoro, adoro profumo.
profondamente, non le ho mai avute così forti e anche i capelli non li ho mai avuti così lunghi e belli, tanto lunghi che devo andare dal parrucchiere perché stanno diventando ingestibili, perché mi sono cresciuti tanto anche davanti e sembro Maria Antonietta, cioè guardate se io c'ho delle foto di quando sono stata in Puglia, non mi posso guardare perché non è una forma questa. E questo è il motivo per cui li ho tagliati, perché non riesco a starci dietro, io non vado praticamente mai dal parrucchiere e quindi poi mi crescono, io mi vedo male e quindi poi dico ok, tagliamo tutto perché non mi stanno bene. Però io i capelli lunghi li amo nonostante il caldo e l'estate, ma devo dargli un giro e quindi troverò il coraggio questa settimana di andare dal parrucchiere. Il mio appuntamento annuale è arrivato il momento. Prima dell'estate un bel taglio. Giro, cioè non li voglio tagliare in lunghezza, però insomma, niente. Quindi, trasloco unghie e capelli. Direi che ci siamo. Fashion is back. Ora andiamo a parlare di cibo, così proprio facciamo un plane. Cioè, devo traslocare tutta la mia dispensa, cioè vi rendete conto di che cosa mi aspetta? Ieri abbiamo iniziato a traslocare la libreria. Lo so, ci siamo portati un po' avanti in questi giorni, me lo sentivo. Ecco uno dei motivi per cui amo fare i traslochi. Tetris, cioè, questo non c'era. Ho visto questo buchetto e ho cioè, ha la testa appoggiata sull'hard disk. Luna? Oh, dai, non farla finta morta. Eccoti. Ma non si sta sull'hard disk, è pure caldo, eh. Non ci trullita. Che fai finto morto se... E insomma. Amore. L'incubo. Prima cosa a uscire la libreria. Yes. Adesso vediamo se entra in Barry, che è la cosa più importante. Split preso, perfetto. Da un bacino. Hai bisogno di una mano? No, è che voglio far piano perché Ok, ora. siamo proprio al limite. Io tocco. Oh yes! A te è preciso, ma ci sono dei centimetri. Adoro, adesso lo mettiamo là. Thank you.
Quindi stiamo portando piano piano delle cose tra scatoloni, eccetera. Dovremo prendere un furgoncino perché abbiamo il tavolo e la madia e le sedie. L'unica cosa che potevamo portare con la macchina è stata la libreria. E basta, non mi sembra vero che tra 2 settimane questa sarà la nostra nuova casa, dove non c'è nulla, ma va bene così, sono veramente felice. Domani dovrebbe arrivare la carta da parati, perché come vi ho detto nell'ultimo vlog l'abbiamo ordinata insieme al copritermosifone e quindi in realtà questo weekend o settimana prossima la verranno a montare, quindi prestissimo vedremo la zona fitness ultimata e non vedo l'ora perché ora ho tirato fuori qualche attrezzo, manubrio, kettlebell, eccetera, però giù ho l'artiglieria pesante, ho la sbarra per appendermi, ho il bilanciere con i dischi. Comunque vi volevo far vedere queste kettlebell perché sono geniali. Hanno il fondo di sabbia. Quindi si possono benissimo appoggiare per terra, anche sbattere, fra virgolette, senza rischiare di rovinare il pavimento, e anche mettersele addosso è veramente comodo, cioè non fa male, rispetto a una kettlebell normale. Tutta l'attrezzatura l'abbiamo presa su Physio Store e vi farò anche una parte di video dedicata a tutta l'attrezzatura perché sono poche cose, ma secondo me essenziali per potersi creare una home gym perfetta. Ora andiamo a casa perché ho fame. Forse non lo sapete, ma praticamente il loft è a 3 minuti in macchina dalla casa in cui abitiamo, quindi il trasloco è veramente comodo perché facciamo un giro, 2 o 3 giri al giorno senza nemmeno rendercene conto e allora, sì, ieri sono stata dal parrucchiere, il mio 1 su 2 volte l'anno. È andato, ce l'ho fatta. Ho semplicemente scalato davanti, ho tagliato un po' davanti perché tanto mi crescono velocemente e poi gli ho fatti pari dietro. Non so se si vede ora che ho la piega. Comunque io una cosa che veramente non sopporto del parrucchiere è che entri dicendo voglio fare solo taglio e leggi 25 euro taglio, bene, esci che hai speso 50 euro perché lo shampoo, la crema, il balsamo, il lavaggio, cioè ok, giusto, ci sono servizi aggiuntivi, però vorrei saperlo. Vabbè, a parte questo, è una cosa che a me è proprio capelli tagliati e un'altra novità è lui, il microfono. Come potete vedere o sentire, finalmente c'è un audio decente in questo video. Vi chiedo scusa per la qualità pessima degli audio, soprattutto dell'ultimo video, perché abbiamo fatto un casino con la macchina fotografica e vabbè. Quindi d'ora in poi userò sempre il microfono e quindi sarò sempre audio on point per mantenere la qualità dei miei video. Qualità, vabbè. Allora, volevo concludere questo video facendo un bel unboxing di Coro. È da un po' che non vi faccio vedere qualcosina, ci sono tante cose che non vi ho mai fatto vedere e delle belle novità, soprattutto perché ho fatto un ordine molto incentrato sull'estate, gli aperitivi e le serate con gli amici. Quindi penso che tante cose possono stimolare la vostra curiosità. Quindi, allora, questi sono i miei pacchi. Allora, aperitivi. Ho voluto prendere delle cose per fare aperitivo tipo in spiaggia o al mare con i nostri amici, la famiglia di Jimmy, insomma, da portare ora in vacanza. E ho preso questi piselli ricoperti al sale marino e pepe per sgranocchiare durante l'aperitivo insieme a olive. Queste sono buonissime, anzi sono giganti con nocciolo, sono veramente veramente gustose. Cracker. Questi, vabbè, me li vedete prendere sempre perché io e Jimmy li adoriamo profondamente. E poi questi cornetti di piselli. Gli ingredienti sono piselli, olio di girasole, riso e sale. E sono veramente buonissimi. Sono molto salati in realtà. Cioè, io l'ultima volta che li ho mangiati mi hanno praticamente bruciato il palato, ma secondo me perché ne ho mangiati tanti e non ho bevuto abbastanza. Però vabbè, ma sono veramente veramente buoni.
Questo sono cose che ho preso per l'aperitivo. Poi, must have nella mia dispensa, che vabbè, ora metterò via. Infatti, adesso voglio liberare queste scatole per utilizzarle per continuare il trasloco. Comunque, must have della dispensa, farina di ceci. Adoro. Loro, io adoro il fatto che stanno iniziando a fare dei packaging in cartone o comunque in carta. Cioè, dai, quanto è bello avere il pack così piuttosto che in plastica. E questi sono dei fiocchi d'avena piccoli. Ho preso un pacchetto piccolo perché adesso voglio un po' organizzarmi per portarmi delle robe al mare, eccetera. Quindi ho pensato di prendere delle quantità piccole, meno ingombranti. Must have sono anche le mandorle. Sono deliziose, cioè guardate come sono belle, grosse e piatte. Questo è un buon indicatore di buone mandorle. Poi ho voluto prendere questi per la colazione, dei muesli già pronti al cioccolato. Non sono troppo ricchi di zucchero, infatti per 100 grammi hanno 11 grammi di zucchero, che non è assolutamente tanto. E comodo. Comodità quest'estate, da non po doversi portare 10.000 granelle, eccetera, porto questo e io e Jimmy siamo a posto. E poi dispensa in barattolo, purea di zucca. Questa, sarò sincera, io la uso sia per le mie preparazioni, ma anche per Luna, perché quando abbiamo fatto fare la dieta a Luna mi è stato consigliato di darle anche della verdura e lei apprezza la purea di zucca, giustamente, perché è il mio gatto, ragazzi. Quindi. Ceci in scatola. E lupini, che secondo me sono super sottovalutati, ma sono veramente deliziosi e una fonte proteica vegetale molto molto importante, perché come vedete per 100 grammi hanno 10 grammi di proteine, 9,5, quindi direi abbastanza. L'unica cosa è che questi sono veramente piccoli e un po' difficili da sbucciare, però insomma si sopravvive. E poi, e beh, loro. Anzi, io ho una passione per la frutta disidratata di Coro. È spettacolare. Queste sono fragole e quando faccio l'overnight porridge le metto dentro, durante la notte assorbono i liquidi, si gonfiano e emanano e sprigionano tutto il loro sapore e sono pazzesche, cioè veramente, infatti ne ho prese due. Adoro. Infine, l'ultima che avevo messo qua da parte perché mi si è aperto il barattolo, ho preso questa tahin, sempre per il solito discorso di prendere una quantità più piccola per quest'estate da potermi portare in giro, perché solitamente loro hanno il pacco da mezzo chilo in vetro, questa è da 250 grammi in... Il tappo è in plastica, invece il coso è in vetro, però comunque una porzione è una quantità minore ed è molto comoda. Ecco, una cosa che ha Coro è che ha queste quantità grandi che permettono di ridurre il costo, però non tutti riescono a consumarle o a smezzare con amici, cosa che vi consiglio di fare. Comunque, piccolo unboxing fatto, spero di avervi dato qualche consiglio utile. Vi ricordo che sul sito di Coro è sempre attivo il codice Fashions da applicare al carrello. E basta, io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere quello che più vi è piaciuto di questo video qua nei commenti. Noi ci vedremo nel prossimo vlog perché domani sono in partenza per Atene con MyProtein, quindi è bene che io adesso chiuda e metta a fare la valigia insieme a svuotare l'armadio, impacchettare tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao! Allora, visto che vi ho fatto vedere qualche stuzzichino un po' più sano che si può prendere da Coro, vi faccio anche vedere che cosa ho creato oggi perché è un masterpiece e secondo me è perfetto in realtà da essere utilizzato in qualunque modo perché può essere condimento della pasta, sia allungato con un po' d'acqua, dello spread da mettere sul pane oppure da tirare su con il cracker. Oppure come salsina da mangiare con il pinsimonio. Vabbè, allora ve lo faccio vedere. Ho fatto il tipo vegan cheese utilizzando gli anacardi. È
una cavolata, ragazzi. Ho utilizzato gli anacardi speziati di coro, quindi hanno già sale, spezie, non ci devo fare niente. Li ho lasciati in ammollo 2-3 ore, tutta la mattina in realtà. Poi li ho scolati, li ho frullati con un pochino di lievito alimentare e ho aggiunto man mano l'acqua del liquido da mollo ed è venuta una meraviglia. Sono super fiera di questa ricetta. Ve la lascio qua in anteprima, la condividerò prestissimo anche su Instagram perché l'ho filmata, ma sono super proud. E questo è veramente pinsimonio, una meraviglia. Ora basta, vi saluto davvero. Ciao ciao!